Randall? Sì, tesoro. C'è qualcuno per te. Oh, cavolo. Oh, santo cielo. Mio Dio, bene, ok. FBI, ferma! In ginocchio, subito! Potevate anche telefonarmi. Scusate per l'attesa. La situazione è estremamente fluida. Presidente. Ho saputo che c'è un asteroide o altro che non le piace. 36 ore fa, la qui presente dottoranda ricercatrice Kate DiBiaschi ha scoperto un'enorme cometa. Oh! Sì. Buon per lei. Se quella cometa impatterà, avrà la potenza di miliardi di bombe di Hiroshima. E poi che succede? Un maremoto? Sarà molto più catastrofico. Io dico di attendere e accertarsi. La decisione che prende è di attendere e accertarsi. Perdonatemi, lei chi è? E tu che cazzo sei? Il figlio? Sono il capo di gabinetto, ragazzo col tatuaggio del drago. Me la passo bene. Cercate di essere leggeri e divertenti. Loro sanno di cosa siamo venuti a parlare. E quanto è grande questa cometa? Può distruggere la casa di qualcuno, diciamo? Danneggerebbe l'intero pianeta. Beh, sono sicuramente scoppiati fuochi d'artificio oggi. Non siamo stati abbastanza chiari. Le persone non sono terrorizzate. Cosa dovremmo dire? Cosa dovremmo fare? Insieme vinceremo. Non guardate sopra! Non può essere vero. Oh mio Dio! È proprio là! Andate fuori nel vostro giardino, o su un tetto, o su un marciapiede. Guardate sopra di voi nel cielo. Noi abbiamo cercato di dirvelo. Non guardate sopra! Kate, non è reale, vero? Ma che cazzo!